Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461. Max, la violenza fa mai ridere una storia? Amore, come quella di quella rissetta in cui ti sei nascosto dietro uno gigante, dato un calcetto e poi sei scappato? Amore, ma non mi raccontaste cose, ma che figura mi fai fare? Ma Bruce Wayne dell'esquino! Far ridere con la violenza non solo è molto difficile, ma è anche molto pericoloso. Nella vita quotidiana gli unici che possono ridere di una violenza sono i violenti. E può essere qualsiasi tipo di violenza, verbale, fisica, sessuale, psicologica. Difficilmente una vittima ride di una violenza subita. E difficilmente chi assiste la trova divertente. In fondo, nessuno di noi ha esperienze di violenze divertenti. Chiaramente, in comicità esistono delle eccezioni. Ci sono diversi personaggi che subiscono violenze. Tom e Jerry, il coyote di Todd Runner, oppure Fantozzi. Si tratta generalmente di comiche, cioè di violenza surreale che non scalfisce davvero la scorza del personaggio che abbiamo davanti. E soprattutto non si teme mai per la vittima e non ci si immedesima mai con il carnefice. La violenza viene usata anche in satira. Pensiamo alla vignetta di Charlie Hebdo sulle vittime del terremoto di Amatrice. Un uomo insanguinato con la didascalia penne al sugo, una donna ustionata con la didascalia penne gratinate e poi alcune persone morte schiacciate sotto strati di palazzi con la didascalia lasagne. Fa ridere? Può darsi. Il problema però non è questo. Il problema è che nella vignetta ci sono le vittime, ma non i loro carnefici. Si tratta quindi di dileggio, sfottò, e alla fine della normalizzazione del male, esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare la satira. Si tratta di una forma come un'altra per diffondere idee sbagliate o reazionarie, e questo succede quando si prova a scherzare su qualcosa che non si conosce. E usare la comicità per sfottere chi ha subito un torto è forse la peggiore violenza possibile. Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. In 2 minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro, oppure mentre lo scrivete. Radio Genius. Se ti piace, metti mi piace.